era di creare questa forcella. Bisogna cercare di questa operazione qua va fatta quando è fresco, perché sennò più o meno ci siamo, più o meno ci siamo. Ora a questo punto qua dobbiamo pulire il adesso noi cosa dobbiamo fare adesso? Dio, attingere adesso noi con l'aiuto di un coltello dobbiamo levare la corteccia. Punto, dopo che abbiamo levato tutta la corteccia del bene, noi interessa la parte che ci interessa è questa qua e il manico della parte che ci interessa. A questo punto dobbiamo bruciarle. Noi da ragazzini accendevamo i fuochi, e li bruciavamo la porcella di fascio. Noi non abbiamo i fuochi, una cosa accendere un po' lo facciamo con il gas, che è la stessa cosa, bisogna cercare di farlo bruciare. Farlo bruciare bene in maniera che tenga la forma, che poi quando lo abbiamo molato deve rimanere questa forma. Perfetto, lo bruciamo. Più o meno dovremmo esserci.
praticamente dobbiamo bruciarlo in questa maniera. A questo punto lo dobbiamo far riposare. Adesso che l'abbiamo fatto ben raffreddare, prendiamo bene o male la misura della forcella dove dobbiamo tagliarla, che noi dobbiamo impugnarla e tirare così, quindi ci mettiamo un segno. Tenete presente che queste operazioni io adesso le faccio con nastro. Una volta le facevamo con lo spago. Bisogna tagliare, tagliamo un po' più alto, punto possiamo poi abbellirlo, per dire, non so, ci leviamo tutti questi nodini qua, possiamo farlo, insomma, comunque insomma questa è la prima fase, la seconda fase adesso dobbiamo incidere in questo punto qua, dobbiamo incidere, fare un'incisione sulla circonferenza. A cosa servirà questa incisione? Servirà per poter poi legare, sì, servirà per legare poi lo spago al quale verrà attaccato l'elastico. Allora. Ecco, questa è l'incisione. E servirà per posizionarlo lo spaghetto in maniera che non scappi. Ecco. Questa è la prima, ecco, ora che abbiamo fatto i tuoi segni, vediamo, così tanto per voi prendere la parte anteriore per cacciafruste. È pronto. Questo continua a lasciarcelo perché l'abbiamo bruciato, è freddo, però preferisco lasciarcelo ancora un pochettino in maniera che poi tenga bene la forma. Abbiamo fatto i due nodini. Adesso io mi sono procurato
un elastico. Allora, per la cronaca, questa parte della cocca noi la facevamo in cuoio, Io dal collo ho trovato questo, gli elastici sono questi, però la cocca dietro era fatta in cuoio. Vabbè, non è proprio come dovrebbe essere, ma passiamoci sopra. Allora, adesso leviamo. E due. Sì, attivi della moto. Ecco qua. Questo è il procedimento per fare il cacciafruste. A questo punto qua leviamo. Voilà, ecco, a questo punto la forcella mantiene la sua forma, e questo è il cacciafruste. Cacciafruste come funziona? Funziona, lo sapete, quelli della nostra generazione lo sanno. Ora io lo carico a carta, vediamo un po' cosa posso tirare. Niente. E voilà, questa è la pioppa. La pioppa detto cacciafruste. Eccomi. Alla prossima, mi raccomando, se c'è qualcuno che vuole entrare in guerra con me, io sono già armato.